Un fabbisogno di alloggi sociali che si aggira oltre le 4.000 unità, 3.000 nuclei familiari che vivono ancora nelle baracche, circa 700 le domande per accedere alla graduatoria ordinaria di edilizia residenziale pubblica solo nel 2013, 150 solo negli ultimi 5 anni le domande di assegnazione in deroga alla graduatoria ERP, 338 provvedimenti di sfratto nel 2017 fra Messina e provincia, il 6,29% in più rispetto all'anno precedente, 192 solo nel capoluogo. E poi 228 richieste di esecuzione di circa 400 pignoramenti. Che a Messina i numeri dell'emergenza abitativa fossero esorbitanti era già chiaro da mesi e i numeri sono spesso solo la punta di un iceberg fatto di condizioni di disagio sociale, disperazione e indigenza. A sollevare il problema oggi il movimento Missione Messina di Daniele Zuccarello, che numeri alla mano scrive al sindaco De Luca per chiedere l'avvio di un processo di censimento capillare degli alloggi comunali e di quelli di proprietà dell'UIACP al fine di sapere con precisione di quanti alloggi dispone il comune. Il nostro territorio, si legge nel documento, dispone di 6.287 alloggi pubblici, di questi 4.200 sono di proprietà dell'IACP, 2.087 di proprietà del comune, ma ancora oggi sembra impossibile sapere quanti di questi siano vuoti o inagibili e quindi da recuperare. In particolare è necessario un censimento del patrimonio pubblico sfitto che riguardi non soltanto quello inerente gli alloggi, ma anche le centinaia di immobili comunali abbandonati al degrado, senza contare, conclude la nota, le 18.429 case private totalmente vuote, in beffa 5.000 famiglie che non sanno dove far dormire i propri figli.